a tutti, grazie per essere qui con me a parlare di e-commerce e applicazioni conversazionali. Io mi chiamo Erika, sono accademicamente un ingegnere energetico, ma è dal 2011 che lavoro nell'ambito del web e attualmente sono un full stack web developer. Sono certificata come AWS Certified Alexa Skill Builder e ricopro il ruolo di Head of Web Development in azienda. Sono felicemente sposata con un altro ingegnere e sviluppatore, tant'è che in casa la lingua è sempre la stessa, insomma. Abito a Bassano del Grappa, ma la mia cadenza tradisce il fatto che sono in Veneto da poco più di un anno e mezzo. Io sono di Terni, in Umbria. E mi trovate su Twitter, LinkedIn e sul mio blog a parlare di argomenti tecnologici. E sul blog, soprattutto quando ho tempo di scrivere e non di svilupparci sopra, ma quello è un altro discorso. Qui con me sono assistita da un Echo Dot. Alexa, saluta tutti. Buongiorno, è bello essere qui con voi oggi. Io sono pronta, possiamo procedere. Grazie. L'obiettivo di questo talk è dimostrarvi i vantaggi e i limiti dell'integrazione tra un e-commerce e in questo caso Amazon Alexa, con qualche informazione pratica e tante piccole dimostrazioni. Piccola nota a margine, appunto, quello che andremo a vedere vale anche per esempio, Google Actions, quindi i programmi che si possono fare per Google Assistant. Innanzitutto introduciamo Alexa. Alexa è un servizio vocale cloud-based di Amazon, costruito con un meccanismo di natural language understanding. Tramite questo i software possono capire realmente cosa viene detto in una frase e non solamente le parole che compongono la frase, per riconoscere appunto pattern e significati della frase e del linguaggio umano. Ad Alexa si può chiedere di eseguire azioni definite built-in, ovvero riprodurre musica, dirti il tempo che farà oggi, controllare i dispositivi smart home. Appunto, appena tiriamo fuori uno di questi aggeggi dalla scatola, è già in grado di fare tutto questo. Ma un po' come nell'ambiente WordPress ci sono i plugin, le funzionalità di Alexa possono essere estese da sviluppatori terzi tramite programmi denominati skill, che possono essere quindi abilitati dagli utenti sul proprio account Amazon e utilizzati su tutti i dispositivi che usano Alexa di quell'utente, loggati con quell'account. Quindi, questo perché Alexa è disponibile sia nei dispositivi fisici, nei dispositivi Echo, che come app per Android e iOS. Queste skill non sono altro che dei servizi web che interagiscono con l'infrastruttura di Alexa tramite un'interfaccia API in formato JSON. Sono aderenti ad una struttura ben definita da Amazon e rispondenti a stringenti requisiti di sicurezza. Il team di sviluppo di Amazon mette a disposizione degli SDK in Node.js, in Python e in Java, che facilitano fortemente il lavoro di sviluppo di una skill, ma come abbiamo detto prima, l'importante è aderire ad una struttura, rispondere in JSON, avere dei requisiti di sicurezza, quindi possiamo sviluppare in qualsiasi altro linguaggio, possiamo sviluppare in PHP e possiamo addirittura mettere questo software in un plugin WordPress, tant'è che la mia prima skill, Eventi WordPress, è all'interno di un plugin, attaccata nel mio blog e quindi è una skill a tutti gli effetti utilizzabile. Tornando ad Alexa, abbiamo più o meno capito che cosa c'è sotto, no? Ma ci manca la parte importante di questo tipo di dispositivi, che è l'interazione conversazionale. Quando parliamo con un altro essere umano, cos'è che succede? Innanzitutto possiamo usare dei modi di dire indicativi della nostra provenienza. Per esempio a Roma, quando saluti un'altra persona, è bella! No, ciao! Era più semplice, no? Bella, va bene, è un modo di dire. Potremmo, ecco,
potremmo ricordare cose passate e quindi usarle nel dialogo che stiamo attualmente tenendo. Potremmo addirittura riprendere il discorso dopo un'interruzione, ovvero il nostro interlocutore ci chiede magari un approfondimento sulla cosa che abbiamo appena detto, ok, te la dico, e poi dopo riprendo da dove mi avevi interrotto, no? E quindi il dialogo riprende. E tutto questo può essere riproposto tramite un'applicazione conversazionale. E, proprio per questa tendenza a realizzare l'interazione più umana possibile tramite queste applicazioni, non tutte le applicazioni realizzabili sono buone se trasposte a livello conversazionale. Esempio super banale, Instagram. Come facciamo a godere della sensazione visiva che ci dà un'immagine, delle emozioni magari che ci trasmette in conversazionale, che non c'è niente da vedere? Non si può fare Instagram a voce. Al massimo un podcast basato su le frasi appunto che vengono inserite insieme all'immagine, no? Al posto inserito insieme all'immagine diventa un podcast, ma non stiamo riproponendo la vera essenza di Instagram. Quindi non tutto quello che abbiamo adesso come applicazione web, applicazione per smartphone, può diventare felicemente un'applicazione conversazionale. A questo punto abbiamo capito che, essendo un'interfaccia che vuole simulare un'interazione tra umani, al centro dell'esperienza di uso di una skill Alexa c'è l'umano, l'utente. È tutto fatto per semplificargli la vita, dandogli appunto informazioni, supporto, risultargli utile e contemporaneamente divertente, e per non mettere limite alla possibilità di interazione. Non abbiamo più un menu da seguire, una serie di click da fare, noi dobbiamo solamente chiedere quello di cui abbiamo bisogno. Questi concetti si ritrovano molto anche nel mondo del commercio, e non a caso Alexa è sviluppata da Amazon, insomma, dove oltre alla qualità dei beni prodotti, l'utente, il cliente, valuta anche l'esperienza d'acquisto, il supporto clienti, la facilità con cui ha ottenuto le informazioni che cercava. Iniziamo a vedere qualche esempio pratico. Ora vediamo quanti click, per esempio, servono ad un utente per conoscere lo stato dell'ultimo ordine fatto su un nostro WooCommerce, di esempio. Partiamo dal mio tablet sbloccato, clicco sull'icona del browser, vado sul sito web, adesso qui vediamo un po' di schermate tra WooCommerce e Storefront. clicchiamo sul famoso banner dei cookie che si mette sempre lì in mezzo. Andiamo sul nostro account. Ok, ci dobbiamo loggare, caspita. Mi loggo, username, password, click. Finalmente siamo entrati nel nostro account e finalmente con un ultimo click vediamo lo stato degli ultimi ordini. Adesso non c'è nessuno, vabbè. Insomma, non li abbiamo contati, ma abbiamo fatto un po' di interazioni. A scopo dimostrativo, quindi, ho creato una mia skill per un e-commerce di fantasia, e giustamente vendo prodotti di fantasia. Vi presento Jurassic Shop, un e-commerce di dinosauri. Ero indecisa con un altro argomento, però dinosauri hanno avuto la meglio per un po' di persone, quindi siamo andati di dinosauri. Come possiamo rendere più facile l'esperienza che abbiamo appena vissuto sul sito web? Partendo dalla stessa situazione di base, ovvero dispositivo ricettivo. Alexa, chiedi a Jurassic Shop lo stato del mio ultimo ordine. Non ho trovato ordini aperti per Erika. Alexa, chiedi a Jurassic Shop lo stato del mio ultimo ordine. Il tuo ultimo ordine, che include erba per brachiosauro, è completato da 2 giorni. Fatto. Unica interazione, più o meno, seconda. e abbiamo ottenuto la nostra informazione. Questo perché il dispositivo è già loggato, per esempio, sul mio e-commerce,
quando mi sono installata la skill ho già loggato la mia utenza e non ho un menu da seguire, account, gli ordini, non ho niente, ho dovuto dare direttamente la mia richiesta. In generale c'è tutta una serie di analisi da compiere per capire meglio come sfruttare questo nuovo mezzo per il singolo tipo di negozio sul quale lo vogliamo applicare. Vediamo insieme qualche caso generico. Allora, per esempio, il vostro negozio vende consumabili, allora rendiamo l'operazione di riordino del consumabile più semplice. Alexa, chiedi a Jurassic Shop di riordinare il mangime per stegosauri. Vuoi riordinare l'ultimo mangime per stegosauri che hai provato? Ok. Perfetto, hai appena aggiunto al tuo carrello una confezione da un quintale di mangime per stegosauri. Per un po' ce la facciamo allora, dai. Oppure, quali sono le domande più frequenti che ricevete? Consideriamo di rispondere a queste FAQ tramite la skill. Alexa? Alexa? Chiedi a Jurassic Shop dove vengono prodotti i vostri mangimi. Abbiamo una rete di aziende convenzionate con noi in ogni paese in cui spediamo, in modo che il tuo dinosauro mangi solo da colture ed allevamenti locali. Fantastico. Permettiamo ai clienti di cercare all'interno del nostro negozio, però con qualche aggiustamento. Mi sentite ancora? Ok, non mi sento più da dire. Ok. Innanzitutto presentiamo un massimo di prodotti. Perché? Per limitare innanzitutto il paradosso della scelta. Troppi prodotti, non so cosa scegliere, non scelgo niente. Per proporre i prodotti di punta, magari, che ho intenzione di spingere in quel periodo, oppure i prodotti che più si avvicinano a quello che l'utente in passato ha comprato. E soprattutto per evitare la lista della spesa, effetto lista della spesa, ovvero che l'EcoDot è lì che parla per 2-3 minuti, io già mi sono persa al terzo passaggio e mi sono dimenticata qual era quello che mi interessava, me ne ha detti troppi. Questo si chiama cognitive load, è una cosa che si cerca tanto di evitare in questo tipo di applicazioni, appunto perché quando tu parli non è che stai lì e dai la lista della spesa, è un dialogo, è un continuo scambiarsi, non è che sto 3 minuti, 4 minuti a darti una lista di cose. Vediamo. Alexa? Chiedi a Jurassic Shop se ha un dinosauro del Cretaceo da caccia. Abbiamo un velociraptor appena nato e un tirannosauro che deve ancora nascere. Quale scegli? Il secondo. Ottimo, questo tirannosauro promette bene. Carnivoro bipede che può crescere fino ai 12 metri di lunghezza. Assicurati di avere abbastanza spazio nel tuo giardino ed un recinto elettrificato. Vuoi aggiungerlo al carrello? Sì, grazie. Fatto. Ti ho mandato la foto del prodotto nell'app Alexa. Appena vuoi procedere, dimmi Alexa. Chiedi a Jurassic Shop di procedere con gli acquisti. Un limite che abbiamo appena visto è, cavolo, la foto del dinosauro è sull'app Alexa, perché in questo caso non ho un dispositivo dotato di schermo. E quindi l'utente deve prendere in mano il cellulare se vuole vedere quel dinosauro che tanto vuole acquistare. Se da una parte questo è un limite per l'acquisto di una nuova cosa, può essere un vantaggio per, come abbiamo visto, il consumabile. Io quel mangime l'avevo già comprato, so già che mi piace quello, vai, acquistalo. Però può anche essere un vantaggio sotto un altro punto di vista per il nuovo ordine, in quanto io adesso sto facendo cose, mi serve da aggiungerlo al carrello e poi dopo intanto me lo guardo e confermo tutto il carrello tramite il sito. Oppure, alcune volte mi capita, con Amazon per esempio, io acquisto sul sito, poi dopo chiamo mio marito, ti serve qualcosa da Amazon, così risparmiamo sulla spedizione, sì, te lo faccio sapere, e magari 2 giorni dopo mi manda la cosa che vuole, io magari, ecco, se il mio negozio mettesse a disposizione la skill, intanto guardo le cose sul sito, poi dopo all'ultimo confermo tramite la skill e acquisto il carrello che mi ero preparata, magari sul sito.
Ultima cosa che possiamo vedere è che possiamo proporre delle offerte personalizzate sull'utente e sul mezzo conversazionale. Alexa? Alexa? Apri Jurassic Shop. Bentornato nel tuo negozio online di dinosauri. Oggi per il tuo pterodattilo abbiamo in offerta 20 kg di gustosissimo pesce essiccato al 30% di sconto. Vuoi aggiungerli al carrello? Fatto. Ti ho mandato la foto del prodotto nell'app Alexa. Appena vuoi procedere, dimmi Alexa. Chiedi a Jurassic Shop di procedere con gli acquisti. Nota a margine, questo suono di dinosauro è messo a disposizione in una libreria di Amazon insieme a un sacco di suoni. C'erano 15 suoni di dinosauri, quindi è stata dura scegliere. Dove l'hanno preso? Non lo so. E ecco qua, abbiamo fatto. A questo punto confermiamo i nostri acquisti. Sentirete che la skill mi richiede una buona dose di conferme. Per garantire all'utente un determinato output, sia vocale che poi fisico via email, e sono una serie di richieste che vengono imposte dalle policy di Amazon perché le skill, per finire nello store delle skill, devono essere certificate da Amazon e ci sono una bella lista di policy alle quali bisogna aderire per poter essere certificati e finire nello store delle skill. Alexa? Chiedi a Jurassic Shop di concludere l'ordine. Hai scelto di acquistare 5 articoli, Ah, sì. un quintale di mangime per stegosauri dal costo di 30 monete, un tirannosauro dal costo di 100 monete, un quintale di mangime per stegosauri dal costo di 30 monete, un tirannosauro dal costo di 100 monete e un barile da 20 kg di pesce essiccato dal costo di 40 monete, per un totale di 300 monete. Vuoi procedere all'acquisto? Sì. L'indirizzo al quale spediremo è via Baldassarre Longhena 42, 37138 Verona. Il costo della spedizione ammonta a 30 monete e il totale del tuo ordine ammonta a 330 monete. Confermi l'ordine? Sì. Grazie, la transazione è stata completata. Troverai il riepilogo dei dettagli nell'email che ti ho appena spedito e nell'app Alexa. Ti notificherò ad ogni aggiornamento di questo ordine. A presto. Ecco fatto, abbiamo due tirannosauri, stanno arrivando. Già abbiamo visto, per esempio, a livello di accessibilità, una interazione del genere mette a proprio agio anche tutte le persone che hanno bisogno, per esempio, di tecnologie assistive per navigare sul web. Con un'applicazione conversazionale abbiamo già abbattuto un determinato gradino e non c'è più bisogno di screen reader, non c'è uno schermo, è già parlante. E per tutti gli utenti che invece hanno un dispositivo dotato di schermo, si può mettere anche a disposizione un'interfaccia tramite la quale l'utente può vedere la famosa foto che era stata mandata sull'app Alexa, per esempio, e navigare il sito anche tramite interazione touch, perché gli schermi sono touch, e fare le stesse azioni che farebbero con la voce, farle tramite lo schermo. Ma comunque ricordiamo che le skill Alexa rimangono delle applicazioni voice first, talvolta voice only in questo caso, voice first anche nel caso di dispositivi dotati di schermo. Tornando un pochino a livello tecnico, di cosa abbiamo bisogno sul sito per ospitare tutta questa meraviglia, a parte dei dinosauri? Dipende come vogliamo realizzare il back-end della skill. Le scelte percorribili possono essere tante, più o meno vantaggiose, più o meno costose. Le maggiori che mi vengono in mente sono due. Abbiamo la skill realizzata in Node.js, appoggiata magari su sistemi AWS perché è comodo. La si fa dialogare con l'e-commerce tramite le REST API di WordPress e WooCommerce. Oppure realizziamo la skill in un plugin WordPress, in PHP, la ospitiamo dentro l'installazione dell'e-commerce e abbiamo ridotto le interazioni tra i programmi. Inoltre, gli utenti per accedere all'e-commerce, come ho fatto io, devono passare attraverso una procedura denominata account linking. Appena io
abilito questa skill sul mio account Amazon, mi viene richiesto di loggarmi sull'e-commerce tramite una procedura OAuth 2. Questa procedura deve essere implementata quindi sul nostro server per poter permettere al server di Amazon e al nostro server di scambiarsi il token per capire come quell'utente sarà identificato sul nostro server da parte di Amazon. Per realizzare questa piccola demo ho seguito la strada PHP, sia perché per comodità personale, ma anche per accorciare i tempi di risposta. Stiamo nell'ambito appunto del conversazionale in cui io parlo con una persona e non è che normalmente aspetto un minuto per farmi rispondere, no? La persona mi risponde subito. E quindi anche sotto questo punto di vista questo tipo di applicazioni richiedono dei tempi massimi in cui possono rispondere. Nel caso di Alexa sono 8 secondi. Dai, ce la facciamo? Ok. 8 secondi. Nel caso di Google Assistant, per esempio, sono 10, ci hanno dato 2 secondi in più. E mi è capitato di realizzare questo tipo di applicazioni per sistemi lenti, vetusti magari, e quando io dico, cioè abbiamo 8 secondi per rispondere, ah no, non ce la facciamo in 8 secondi, e allora lasciamo perdere perché non si va da nessuna parte. In chiusura vi lascio con qualche consiglio se volete imbarcarvi nella sperimentazione di questo tipo di applicazioni. Innanzitutto una cosa che ho trovato molto utile è la creazione di un prototipo, che sia programmato perché volete già utilizzare lo strumento, che siano due persone separate da un muro che leggono determinate cose e provano il dialogo. Il prototipo è utile per capire se determinate informazioni ha senso scambiarle con questo mezzo, come scambiarle, la famosa cosa della lista della spesa in cui quando sto fissando un muro e ascolto qualcuno non ci sto per 3 minuti, voglio 3-4 scelte al massimo. E quindi ci si rende conto se stiamo facendo la giusta strada nel integrare un'interfaccia conversazionale nel nostro sistema. Dopodiché, altro piccolo consiglio, iniziate con poche funzionalità. Queste interfacce sono ancora giovani. Molte persone, anche in occasione di questo talk, mi dicono: ah, io l'ho comprato, ma l'ho lasciato nell'armadio perché non so che farci. Sono ancora dispositivi giovani, interazioni giovani. Dobbiamo tutti capire come usarle al meglio. Anche una persona esperta entra nel vostro campo di applicazione e deve capire come i vostri utenti beneficerebbero di un'interfaccia del genere. Quindi si parte da una funzionalità core, si vede innanzitutto se va bene per via delle policy, si vede come gli utenti la usano, che tipo di interazione, i feedback che danno gli utenti, e dopodiché si migliora, si aggiungono funzionalità man mano. E direi che siamo a posto, quindi grazie a tutti quanti.